Cari amici modellisti, buongiorno. Oggi testiamo la Rivarossi HR2177, locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato E428225 terza serie, cosiddetta aerodinamica. Infatti, perché il nome aerodinamica? Perché se voi guardate la cabina, la cabina è rastremata, cioè rispetto alle serie precedenti ha una inclinazione maggiore e ha una conformazione appositamente per tagliare l'aria. I finestrini, come si può vedere da qui in questa immagine, ecco un attimo di pazienza, inquadriamo lì il finestrino. Ecco, il finestrino dalla forma rettangolare è passato a una forma semicircolare. I carrelli sono rimasti quelli di una volta, come tutte quante delle altre serie, come anche tutte le sospensioni, gli assi, eccetera. Praticamente è cambiata solo la forma della cabina. Infatti possiamo vedere nella versione già provata che la forma della cabina è più squadrata, più verticale, con i finestrini di forma rettangolare. Mettendo a confronto le due locomotive possiamo notare la differenza tra i due musetti. A sinistra l'aerodinamica, a destra la terza serie normale. Per quanto riguarda i suoni, niente, nessuna differenza rispetto al modello normale e a quello con avancorpi prima serie. Quindi si rimanda a questi test.